Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne. Per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti cosa spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, affinché possa essere sicuro di non uscire dal regno suo, perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 9, 29 luglio 1910, capitolo 38. Continuando il mio solito stato, mi sentivo tanto cattiva e molto più impressionata. Perché anche il confessore mi dice che sono molto scapitata dal mio stato primiero. E se non fosse così, Gesù ci verrebbe. Onde, avendo fatto la comunione, io mi lamentavo col benedetto Gesù di queste sue privazioni e che avesse la bontà di dirmi qual è il male che faccio. Perché volentieri metterei la mia vita anziché dispiacergli. Quante volte non vi ho detto, se vedete che sto per offendervi anche minimamente, fatemi morire. E Gesù mi ha detto: figlia mia, non ti affannare. Se non avessi detto anni prima che per castigare il mondo non sarei venuto così spesso a sgravarmi su di te e di conseguenza non sarei venuto così spesso, sebbene mai ti avrei lasciato e per supplire al mio spesso va e vieni permettevo la messa e la comunione tutti i giorni, per
per poter tu attingere la forza che attingevi dalle mie visite continue, tanto che giunsi a minacciare il confessore se non si prestava a ciò. Eppure chi non sa i castighi che in questi tempi sono successi? Le città intere distrutte, le ribellioni, il ritiramento della grazia dai cattivi ed anche dagli stessi religiosi cattivi, in modo che quei veleni, quelle piaghe che tenevano dentro, le vanno uscendo fuori. Ahi, non ne posso più. I sacrilegi sono enormi, eppure tutto ciò è niente in confronto ai castighi che verranno. Onde, se non l'avessi detto prima, avresti una certa ragione ad allarmarti. Tu però le colonne su cui devi poggiarti per poter vivere con piena sicurezza, una è la volontà mia. Nella mia volontà non ci possono essere peccati. La mia volontà mette in frantumi tutte le passioni e peccati, anzi li spolverizza fino a distruggere le radici. Poggiata nella colonna della mia volontà, le tenebre si convertiranno in luce, i dubbi in certezza, le speranze in possesso. La seconda colonna su cui devi poggiarti è la volontà ferma ed attenzione continua di non offendermi anche minimamente. Disporre il proprio volere a soffrire tutto, ad affrontare tutto, a sottoporsi a tutti, anziché dispiacermi. Quando l'anima vede che è continuamente poggiata su queste colonne, che formano più che la sua stessa vita, può vivere più che sicura che se vivesse in continui miei favori. Molto più che questo tuo stato lo permetto, pure per disporti a partire da questa terra. Capitolo 39, 3 agosto 1910. Trovandomi nel solito mio stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto: «Senti, figlia mia, le miserie, le debolezze sono mezzi per trovarsi nel porto della divinità, perché l'anima, sentendo il fardello delle miserie umane, s'annoia, si infastidisce e cerca di sbarazzarsi di sé, e sbarazzandosi di sé già si trova in Dio. Poi, essendosi messo il mio braccio al suo collo, si stringeva al mio volto ed è scomparso. Onde dopo, ritornando e lamentandomi che sfuggiva come un lampo senza darmi tempo, mi ha detto: già che ti dispiace, prendimi, legami come vuoi e non farmi sfuggire. Ed io: bravo Gesù, che bella proposta che mi fai. E poi per voi si può fare questo? Mentre vi fate legare, stringere per quanto si può, al bel meglio scomparete e non vi fate più trovare. E bravo Gesù che volete burlarmi, ma del resto fate quello che volete, quello che mi importa è che mi dite dove vi offendo, in che cosa vi ho dispiaciuto, perché non venite come una volta. E Gesù ha soggiunto: figlia mia, non ti affannare, quando c'è vera colpa non è necessario che lo dica io, l'anima da per se stessa già l'avverte, perché il peccato, quando è volontario, sconcerta gli umori naturali. L'uomo riceve come una trasformazione nel male, si sente come un'impregnazione nella colpa che volontariamente si commette. Come la vera virtù trasforma l'anima nel bene, gli umori restano tutti concertati tra loro, la natura sente come impregnarsi di dolcezza, di carità, di pace, e così il peccato. Tu dunque hai avvertito mai questo sconcertamento? Ti sei sentita come impregnata di impazienza, di ira, di disturbi? E mentre ciò diceva, pareva che mi guardava fin dentro per vedere se ciò fosse in me. E pareva che queste cose non ci fossero ed ha continuato: hai visto tu stessa. E non so perché, mentre ciò diceva, faceva vedere altri terremoti con distruzione di città intere, rivoluzioni e tanti altri guai ed è scomparso. Capitolo 40, 12 agosto 1910. Trovandomi nel solito mio stato, mi sono trovata fuori di me stessa e vedevo sacerdoti e Gesù che si faceva vedere nel mio interno tutto slogato e con le membra distaccate. E Gesù che additava quei sacerdoti e faceva comprendere che adonta che erano sacerdoti, erano però membra distaccate dal suo corpo. E lamentandosi diceva: figlia mia, quanto sono offeso dai preti,
I superiori non vigilano sulla mia sorte sacramentale e mi espongono a sacrilegi enormi. Questi che tu vedi sono membra separate, che sebbene mi offendono molto, il mio corpo non ha più contatto con le loro azioni nefande. Ma gli altri che fingono non stare da me separati e continuano le azioni di preti, oh quanto più mi offendono, a quale atroce scempio sono esposto e quanti castighi attirano, io non posso più sopportarli. E mentre ciò diceva, vedevo molti preti che scappavano dalla Chiesa e si rivolgevano contro la Chiesa per farle guerra. Onde guardavo quei preti con sommo mio dispiacere, mi sentivo una luce che mi faceva comprendere che il principio e tutto il male del sacerdote consiste nel trattare con le anime di cose umane, di natura tutta materiale, senza una stretta necessità. Queste cose umane formano una rete per il sacerdote che gli acceca la mente, gli indurisce il cuore alle cose divine e gli impedisce il passo nel cammino che conviene fare nell'ufficio del suo ministero. Non solo, ma è rete per le anime, perché l'umano portano e l'umano ricevono e la grazia resta come esclusa da loro. Oh, quanto male si commette da questi tali e quante stragi di anime vi fanno. Il Signore voglia illuminare tutti. Bene, abbiamo dei grandi ammaestramenti spirituali nei primi due capitoli e alcuni moniti, che poi approfondiremo, che sono diretti ai sacerdoti, ma però di sponda, evidentemente riguardano anche coloro che trattano con i sacerdoti. Perché tanto per introdurre, se un sacerdote dovesse instaurare, Dio non voglia, con un animo, un rapporto umano, quindi dove si tratta di cose umane, di problemi umani, di cose materiali o robe del genere, è certo che è grande la colpa del sacerdote, come vedremo, ma c'è anche ovviamente la collaborazione di chi accetta di instaurare questi tipi di rapporti con il sacerdote. E quindi quello, oltre che fonte di un esame molto approfondito di coscienza per i sacerdoti, è anche esame di coscienza per le anime dei fedeli, che devono sempre chiedersi profondamente in realtà cosa cercano in un sacerdote, che tipi di rapporti instaurano e cose del genere. Andiamo con ordine però. Allora, il primo capitolo ci dà un'indicazione assolutamente fondante, che sono le due colonne. Questo tema delle due colonne ricorre, ecco, nella letteratura spirituale. Chi sente parlare di queste due colonne pensa subito, se conosce un po' di letteratura spirituale, al sogno di Don Bosco, tra l'altro di qualche lustro anteriore rispetto a questo messaggio, insomma, questo scritto. Perché 1910 Don Bosco è morto alla fine del 1800, se non ricordo male nel 1888. Il suo famoso sogno era appunto della Chiesa sotto attacco, legata a un certo punto dalle due colonne che escono dal mare, che sono l'Eucaristia e la Vergine Maria. Certamente dietro queste due colonne possono vedersi simboleggiati anche questi contenuti delle due colonne che da Gesù, senza che l'uno escluda l'altro, no? La prima colonna, quindi quella portante, è la divina volontà. Significa che se l'impegno di un'anima è stare il più possibile in essa, fare in modo di poter entrare il più possibile in essa, senza uscirne almeno volontariamente mai, percepirà l'assenza del peccato, di cui poi parla nel capitolo seguente, con le sue conseguenze nefaste, e avvertirà, a differenza di quando invece c'è il peccato, come sempre spiega nel complementare capitolo successivo, avvertirà che passioni e peccati vanno in frantumi, vengono spolverizzate, vengono distrutte, attenzione, fino alle radici. Quando in ascetica o in spiritualità si parla dei vizi capitali, purtroppo, e io ne ho parlato insomma in catechesi,
ho anche scritto articoli, insomma, ebook su questa materia. Purtroppo i vizi spirituali e i vizi capitali sono proprio delle male radici, d'accordo? Che sono piantate dentro la nostra anima ferita e disordinata dalla colpa d'origine, per cui ti fanno tribolare, perché quando noi sappiamo bene, no? C'è una radice, ha voglia a potare l'albero, quello ricresce in continuazione. E più ce lavori, e più tanto quello continua a crescere. E sradicarli ab origine, con lo sforzo ascetico comune e ordinario, è un'impresa titanica. Cosa ci consegnano, insomma, gli autori spirituali, no? I casi famosi di San Francesco di Sales, che è passato alla storia come il santo della dolcezza, ma scrive, che lo si può leggere, se non ricordo male, nella Filotea stessa, che lui ha combattuto 21 anni contro l'ira, era iracondo, era irascibile, e a prezzo, insomma, di lotte furiose l'ha dominata, quindi è riuscita a sradicarle. Si dice, insomma, che quando si incontrava con San Francesco di Sales, qualunque cosa c'avevi, uscivi sempre rincuorato e rasserenato, ecco, perché sprizzava mitezza, dolcezza, garbo e carità da tutti i pori. Quindi, per carità, cioè, 21 anni di Via Crucis. Sant'Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti, rincara la dose, perché anche lui, in temperamento forte, iracondo, irascibile, dice che per dominare l'ira ci ha messo 40 anni di combattimento. Quindi 21 contro 40. Appunto perché questi sono proprio radicati. Noi sappiamo che la vita nella divina volontà ti consente un cambiamento di tecniche di combattimento, proprio così. Cioè, anziché lo scontro frontale contro un nemico che è più forte di noi e che noi combattiamo da inferiori con l'ausilio della grazia, quindi gli diamo un cazzotto e ne prendiamo quattro e ci stende per terra e poi ci rialziamo e ricominciamo, qui praticamente lo scontro frontale non c'è più. Non si va a scontrarsi contro il nemico frontalmente, ma si fa un'operazione molto più intelligente. Io mi vado a nascondere dietro il generale, dinanzi a cui il nemico scappa, perché non c'è nessuna possibilità di chance e di vittoria. Quindi non è un essere, questo non è un essere vili, no? Questo è un essere furbi, d'accordo? Ecco, perché c'è il sistema per sbaragliare, spolverizzare, dice Gesù, no? Distruggere il nemico e in maniera efficace e senza rompersi le ossa. Ecco perché Gesù qui dice: poggiata nella corona della mia volontà, le tenebre si convertiranno in luce, i dubbi in certezza, le speranze in possesso. E io credo che la comprensione di questo punto capitale è decisivo per apprezzare la vita nella divina volontà e quindi per, come dire, strutturare tutta quanta la propria persona, tutti quanti la propria vita interiore verso questo obiettivo. Perché sarebbe da folli se agire diversamente quando uno ha chiaro questo punto, no? Quello che constato anche nelle anime cominciano a camminare in questo mondo è che prima della polverizzazione di passioni e peccati si avverte, come dire, una loro, come dire, un loro stato di agonia, no? Cioè, un enorme calo della sfera di incidenza che hanno sull'interiore dell'uomo. Quindi il superbo avverte meno i morsi della superbia, l'iracondo meno i morsi dell'ira, l'invidioso, eccetera, lussurioso, eccetera, eccetera. Ecco perché questa è la prima colonna, è certamente simboleggiata dall'Eucaristia, perché l'Eucaristia è Gesù. La seconda colonna su cui poggiarsi è la volontà ferma e attenzione continua di non offendermi anche minimamente. Allora, per entrare nella divina volontà sempre più e sempre meglio, noi sappiamo che, adesso ovviamente non è questa la sede per approfondirlo,
sono una serie di attenzioni da porre, di esercizi spirituali da porre in essere in continuazione, ma questo non basta, perché ci deve essere, come dice Gesù, la seconda colonna, che è volontà ferma, uno, e attenzione continua di non offendermi anche minimamente. Non offendermi, offesa in senso stretto, significa guardarsi come dalla peste, dal peccato, anche veniale, anche minimo. Cioè, vuol dire che, fuori di metafora, tanto per fare un esempio, cioè le bugie non si dicono mai, per nessun motivo, ma neanche quelle piccole piccole, e neanche quelle che si dice nel linguaggio comune che non fanno male a nessuno. Perché una bugia, anche piccola piccola, noi non possiamo rendercene conto, ma offende Gesù, perché è un peccato formale, perché va contro l'ottavo comandamento, e non soltanto non bisogna farla, ma bisogna disporre il proprio volere, dice Gesù, a soffrire tutto, ad affrontare tutto, a sottoporsi a tutti anziché dispiacermi. E per estensione si può, insomma, ampliare ulteriormente, dilatare l'ambito di questa seconda colonna, proprio fino a comprendere il non fare mai nulla sapendo che una cosa che faccio possa, pur senza giungere al livello di peccato, dispiacere Gesù. Questo certamente è più grande, perché questo chiaramente comporta anche l'attenzione, per esempio, alle distrazioni volontarie, che non possono, non devono essere ammesse, non le distrazioni, le imperfezioni volontarie, le mancanze alle virtù. Quindi, dove per quanto sta in noi, si fa attenzione a non fare volontariamente una cosa di cui io sono cosciente, allo stato attuale, che Gesù non la farebbe. Ecco, allora Gesù dice, se ci fossero questi due colonne, ma immaginiamolo, in tutte le anime, può vivere più che sicura che se vivesse in continui miei favori, cioè più che se ti apparisse Gesù tutti i giorni, se ti facesse tutte le grazie di Luisa, che ti abbraccia, che ti bacia, che fa tutto quello che vuoi, d'accordo? Tu staresti più sicuro, perché si avrebbe veramente una santità assolutamente a prova di bomba, che è questo ciò che principalmente vuole il Signore da noi in questa vita, no? Ecco, invece i favori e altre cose sono realtà del tutto secondarie dinanzi a questo, e accessorie, e peraltro, quando sono autentici, arrivano sempre come conseguenza delle prime, cioè le manifestazioni straordinarie di Gesù sono conseguenza della vita nella divina volontà e in una vita attenta a non dispiacergli neanche minimamente. Conseguenza ovviamente non necessaria, perché Gesù non è obbligato a concedere a nessuno grazie e favori, nemmeno che mai straordinari, ma conseguenze possibili, nel senso che questa vita, queste due colonne, servono da disposizione ad eventuali accessori, ecco, e non necessari, strettamente parlando, favori spirituali, no? E che come tali devono essere da noi considerati. Cioè, se uno ti dicesse, tu che preferisci, vedere Gesù o vivere nella divina volontà? Bisogna farsela questa domanda nella meditazione, e rispondere sinceramente. Se uno dice tutte e due non sono due doni che il Signore vorrebbe farti, ma l'uno non può essere senza l'altro, tu che cosa rispondi? Attenzione a vederlo veramente Gesù, quindi vederlo in carne e ossa, abbracciarlo. Ecco. Chiaro che la risposta gradita a Dio, la risposta sapiente, sarebbe vivere nella divina volontà. Perché se vivo nella divina volontà, punto primo, ci sto sempre insieme, punto secondo, sicuramente, 100%, lo vedrò per tutta l'eternità. Se lo vedo adesso e poi mi impazzisco, io ho visto Gesù, ma mi sono impazzito, comincio a far matto e me ne vado all'inferno. Quindi che cosa ha giovato vedere Gesù in questa vita? Ecco, punto interrogativo, no? Ecco. Poi, quando Luisa chiede a Gesù, lo interroga, dice, ma non è che io sto in peccato, che non viene più. Gesù dà un criterio di discernimento fondamentale, questo è anche per noi. Cosa vedi dentro il tuo cuore? Perché, questo è un principio spirituale profondissimo,
ciò che noi facciamo diventa parte di noi, cioè l'azione produce delle conseguenze, azione in senso ampio, quindi anche un pensiero volontario, anche un desiderio consentito, eccetera, produce un mutamento della nostra anima in bene e in meglio, in male o in peggio, a seconda dell'oggetto, che se è buono mi nobilita e mi fortifica e mi migliora, se è cattivo mi peggiora, mi mortifica e mi impoverisce, mi indebolisce. L'uomo riceve come una trasformazione nel male, ma la vera virtù trasforma l'anima nel bene. Allora, come ti senti? Stati differenti. Se ti senti impregnato di dolcezza, di carità e di pace, non c'è peccato attuale in te. Se ti senti impregnato di impazienza, di ira, di disturbi, se siamo disturbati, infastiditi da un sacco di cose, c'è qualcosa che non va. Stai facendo, vivendo qualcosa che dispiace a Gesù. Se questo criterio di discernimento, ecco, ce lo imparassimo a memoria, imparassimo a usarlo frequentemente, ecco, faremo certamente operazione molto opportuna e molto utile. E veniamo alla dolente nota del capitoletto che parla dei sacerdoti. Ci sono alcune cose che sembrano far capire, insomma, sacrilegi, insomma, cose cattive compiute sulla sacramentale persona, azioni nefande, insomma, che fanno pensare, insomma, a sacerdoti proprio realmente indegni, insomma, no? Che disgraziatissimamente, questo perché possiamo stare anche un pochino sereni, insomma, no? Se uno apre il dialogo della Divina Provvidenza di Santa Caterina da Siena, che è stato scritto insomma nel XIV secolo, troverà un dolentissimo capitolo dedicato purtroppo ai peccati dei sacerdoti di quel tempo. Io mi ricordo, ero giovane quando lo lessi, mi ha preso un infarto, dico, ma è possibile che un prete possa fare queste cose, insomma, no? Quindi non è che uno vuole assolutamente minimizzare, no? Però non possiamo neanche drammatizzare. Purtroppo, ecco, nelle volontà maldisposte, il peccato è presente, è stato sempre presente, presente oggi, come era presente ieri, tra l'altro oggi è presente con la circostanza aggravante, con il mondo in cui viviamo, il peccato diventa facilmente pubblico, nel senso diventa scandalo, perché viene ovviamente manifestato, esce alla luce, viene denunciato dai giornali, social network, eccetera, e quindi è enormemente più produttivo di male. Questa è una bella differenza sostanziale rispetto a un tempo, no? Perché appunto nel XIV secolo molti di quei peccati rimanevano completamente occulti, no? Quindi facevano comunque un grandissimo male, ma non erano così conoscibili e conosciuti come accade nel nostro tempo, no? Ecco. Però appunto il problema principale è duplice. I preti che fanno guerra alla Chiesa, ci sono tanti modi per fare guerra alla Chiesa, cioè un prete che fa guerra alla Chiesa, ma in qualunque modo lo faccia a livello teologico, lo faccia a livello di disobbedienza, di ribellione, di incitamento ad andare contro il magistero, contro la Chiesa, o anche ad andare contro le autorità della Chiesa, per qualunque motivazione, anche apparentemente valida o santa che si adduca, una follia, d'accordo? Vedevo molti preti che scappavano dalla chiesa e si rivolgevano contro la chiesa per farle guerra. Guardavo quei preti con sommo mio dispiacere. La guerra alla chiesa, comunque siano le condizioni della chiesa, qualunque siano i problemi della chiesa, qualunque siano i momenti di difficoltà che vive la chiesa, qualunque, la guerra alla chiesa non... Cioè, non so, nessun fedele la deve fare, meno che mai un prete, insomma. Perché la Chiesa, che è la sposa di Cristo, la si ama, la si edifica, la si difende, non difendendo l'indifendibile, certamente. Perché l'indifendibile non si può difendere, non si difende la Chiesa occultando il male.
Assolutamente, il male deve venire alla luce, deve essere punito, deve essere riparato, deve essere espiato anche in questo mondo. E io invito a sentire chi non avesse sentito in merito il discorso che il Papa ha fatto lo scorso 21 dicembre, molto bello su questo punto e molto chiaro. Ma fermo restando che va fatto questo, e quindi si apre anche il capitolo del soffrire nella Chiesa e con la Chiesa, del farsi carico anche del male che alcuni fratelli o uomini di Chiesa possono compiere oggi. E che certamente mi fa male, ma io come membro della Chiesa, cioè è come quando io in un coso, se mi viene un dolore alla gamba, dice San Paolo, soffre tutto il corpo. Io mica posso dire, mo mi taglio la gamba, sono seduta a stante e così non soffro più. Oppure faccio finta che quel dolore non ce l'ho. Ce l'ho, lo sento e lo offro e nel frattempo cerco la cura, ovviamente, no? Ecco. Questo è un punto. L'altro punto è il principio e tutto il male di sacerdote consiste nel trattare con le anime di cose umane, di natura tutta materiale, senza una stretta necessità. È chiaro che se viene un povero che c'ha fame, è chiaro che devi trattare cose materiali, devi andargli a fare la spesa. Non è che gli puoi dire che Gesù è risuscitato dalla morte. Certo che quella è la prima cosa che bisogna dirgli, no? Ma se c'ha fame, è chiaro che tutti questi discorsi vanno sempre presi come un grano salis, no? Però con un sacerdote si tratta di cose di Dio. Si cerca un sacerdote per motivazioni esclusivamente spirituali, sacramentali, soprannaturali, pastorali. Tanti disastri sono successi, insomma, nella vita dei sacerdoti perché la spiritualità o altro erano nient'altro che parvenze per fare altro, trattare di altro e occuparsi di altro. Un sacerdote deve ricordare che è sempre un uomo di Dio, anche se non è santo e è in cammino e tende alla perfezione, ma in quanto tale è un uomo di Dio. E deve instaurare rapporti certamente meravigliosi, pieni di carità, soprannaturale, piena di cordialità, piena di affabilità con tutti, ma senza mai scendere a livello umano. Deve sempre presentarsi, come scrive San Paolo, come ministro di Dio e come tale deve essere trattato e come tale deve essere interpretato dai fedeli. Un fedele che ascolta questa meditazione, io come tratto i sacerdoti? Cosa mi aspetto dai sacerdoti? Cosa cerco in un sacerdote? E qui bisogna avere il coraggio di scendere parecchio dentro il nostro cuore. Perché dietro motivazioni apparenti si possono celare motivazioni reali simili a quelle che Gesù, da cui Gesù qui mette in guardia. Perché quando ci si scende a questo livello, la potenzialità positiva di un sacerdote si trasforma. Quanto male si commette da questi tali, quante strage di anime vi fanno. Il Signore voglia illuminare tutti. Ecco, allora qui i sacerdoti devono fare un bel esame di coscienza. I fedeli limitatamente al fatto del che cosa cercano dei sacerdoti e anche il loro comportamento verso la Chiesa. D'accordo? Perché la guerra contro la Chiesa non devono farla i sacerdoti, ma non devono farla neanche i fedeli. I sacerdoti non devono incoraggiare i fedeli a fare la guerra e i fedeli non devono incoraggiare i sacerdoti a fare la guerra, insomma, no? Ecco, quindi questo sia sempre ben chiaro nella consapevolezza che pur nella distinzione dei ruoli e ovviamente pur nella maggiore importanza e gravità di quello che fa un sacerdote insignito nel sacerdozio ministeriale, però la Chiesa è sempre un corpo dove le relazioni tra i membri si influenzano, si condizionano l'uno con le altre. Ripeto, se un sacerdote comincia a instaurare un rapporto sulla base di cose umane, chi tratta con lui basta semplicemente che cessa ogni tipo di contatto oppure manifesta il fatto che non ha voglia né intenzione di instaurare un rapporto di questo genere, no? Quindi c'è sempre questa circolarità a cui bisogna prestare attenzione.
Bene, Santa Vergine Maria, tienici, donaci la grazia di stare sempre lontani da ogni forma di male e attenti e intenti a crescere nella vita nel divin volere. Ecco. Aiutaci a tenere sempre sui livelli soprannaturali, sulla frequenza soprannaturale, i nostri rapporti con tutti, specialmente i rapporti con i ministri di Dio o tra noi che siamo ministri di Dio e i fedeli, onde non essere mai occasione, ecco, di danno o di nocumento spirituale, ma sempre di possibile crescita ed edificazione. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.